Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di comunione nella carità, sia con tutti voi. Carissimi, queste comunità parrocchiali che si ritrovano qui questa sera di Panzano, Recovato e Gaggio di Piano vivono un momento di particolare gioia e di solennità, perché ricevono dal Vescovo il loro nuovo parroco, nella persona del presbitero Don Giulio Migliaccio. E voglio ringraziare e ricordare, perché come in tutte le case c'è la storia di quella casa, questa che ci accoglie così bella, grande. E ricordiamo ovviamente con tanto affetto e ringraziamo Don Claudio. E poi nelle varie parrocchie io ricordo ovviamente Don Carlo a Gaggio, che questa sera inizia, va a fare Halloween, abbiamo detto scherzando, molto scherzando, perché il parroco di Crevalcore, dove appunto andrà, dice questo, viene per fare scherzetto, come era la cosa, ecco, scherzetto dolcetto. Quindi ringrazio tanto Don Carlo per tanti tanti anni a Gaggio. E poi io ricordo alcuni che mi hanno rinfrescato adesso, tra cui credo quello più antico nel tempo è Don Giuseppe Stanzani, credo, a Gaggio, ma a cui è succeduto Don Tabellini, che è il nostro decano, perché Tabellini è il decano dei preti di Bologna, perché ne ha soltanto 100 e... Marino, scusami, di Calderino, giusto, che sì, perché è piccolo, ce l'ha un'ottantina e basta, insomma, una cosa poca. Poi Don Claudio, sì, l'altro. E poi abbiamo ricordato qualcun altro. A Don Giuseppe Cheduzzi, che è stato anche lui. Basta. A memoria, poi, ecco. E poi tutti gli altri, ecco. Questo inizio è nella successione e nella continuità del ministero, nella quale si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. E prima abbiamo ricordato lo Spirito Santo, artefice di comunione nella carità. E credo che queste parrocchie, insieme alla zona pastorale, ringrazio Don Remigio, Don Emanuele in particolare, e la presidente di zona, Rita, perché è la nostra forza, quella di un corpo nelle quali le diverse comunità si arricchiscono, si confortano, si sorreggono e anche si aiutano reciprocamente. Ecco, in questa successione ti affidiamo questa porzione del gregge di Dio. Caro Don Giulio, facciamo nostre le considerazioni di Paolo ai Corinti sul valore del ministero apostolico che oggi assumi nei confronti di queste comunità cristiane. Scrisse l'Apostolo ai Corinti:
Fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni di non sapere altro se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Anche tu oggi, con la tua calma, ma sento anche con tanto timore e con tanta trepidazione, ti presenti a queste comunità nella tua debolezza, ma forte della potenza di Dio, pieno della sapienza di Dio, che è la sapienza della croce, che è una follia per gli uomini e che in realtà insegna agli uomini a capire il mistero di Dio, rivela agli uomini il mistero di Dio e insegna agli uomini a vincere il male e ad essere veramente uomini. Anche tu, caro Don Giulio, fa la tua professione di fede che annuncerai con la vita e con il ministero a questa tua comunità. Io, sottoscritto, Don Giulio Migliaccio, credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel simbolo della fede, e cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure, con ferma fede, tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o trasmessa, e che la Chiesa, sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo. Io, sottoscritto, così dichiaro, prometto e giuro. Mi aiuti Dio e questi suoi santi evangeli.
Invochiamo lo Spirito del Signore, Spirito di amore, di comunione, perché Don Giulio e le sue comunità formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Sbatta il cielo dalle nubi del timore, sei fuoco, sciogli il gelo e accendi il nostro amore. Spirito creatore, scendi su di noi. Tu scuoti le certezze che ingannano la vita, fonte di sapienza, scendi su di noi. Sei l'amore vero, sostegno nella prova, spirito d'amore, scendi su di noi. Illumina le menti, dai pace al nostro mondo, o consolatore, scendi su di noi. Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla preghiamo. Sii benedetto Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare
un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco Don Giulio, a cui affidiamo queste elette porzioni del tuo gregge. Fa che le comunità parrocchiali a lui affidate crescano e si edifichino in tempio santo del tuo spirito, rendano viva testimonianza di carità perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Giulio, aspergi con l'acqua, segno del battesimo, queste famiglie parrocchiali che affido alle cure della tua paternità spirituale. Custodisci e guida questo gregge di Cristo alla salvezza eterna. Giulio, ricevi il libro dei Vangeli, fai risuonare nel cuore delle persone l'annuncio di salvezza di Gesù Signore, nutri i tuoi fedeli degli insegnamenti di Cristo, Divino Maestro. Ricevi in consegna l'olio con cui disporrai i catecumeni al lavacro battesimale, il crisma per ungere i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo come re, sacerdoti e profeti, e con l'olio santo dona sollievo agli infermi. Con il sacramento della penitenza riconcilia i fedeli con Dio in nome della Chiesa. Venera il Santo Altare,
sul quale si celebrano i santi misteri. Ricevi la chiave del tabernacolo, conserva con rispetto il pane eucaristico, cura che sia portata a quanti non possono prendere parte all'Eucaristia. Insieme con questo popolo, e anche da solo, adora il Cristo qui presente come Dio con noi e coltiva lo spirito di preghiera. Carissimo Don Giulio, figlio e collaboratore nostro, ti affido queste comunità, questo gregge di Dio. Tu guidale, non perché costretto, ma volentieri, non per interesse, ma generosamente. Non come padrone delle persone, ma facendoti umile modello per questi figli di Dio, servendo. Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, e le due cose vanno insieme, presiede chi serve, in comunione con me, tuo Vescovo, in comunione con le altre comunità della zona pastorale, con tutta la Chiesa, queste famiglie parrocchiali. E quando apparirà il Pastore Supremo, Cristo Gesù, non mancherà di coronare le tue fatiche con la sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Considerando le poche cose che possiamo fare, provare a battere una mano contro l'altra per Don Giulio funziona. Ecco. Non sarò molto lungo, però ci possiamo mettere seduti. In genere è temibile quando uno dice non sarò molto lungo,
tendenzialmente, ma considerando che dopo ci avete pure la celebrazione, no, no, è soltanto per dire la mia gioia, perché questo inizio del servizio di Giulio, e lo ringrazio anche ovviamente per la sua disponibilità, che aiuta queste comunità, Panzano, Recovato e Rigaggio, a continuare il cammino di comunione di questi ultimi anni. È un cammino importante, molto, perché il nostro futuro è la comunione. Lo è in assoluto, Saremo una cosa sola, con buona pace di tutti i campanili, i campanilismi. Saremo una cosa sola. E cioè, allora che facciamo a fare tutta questa fatica? Qualche volta uno esercita tantissimo, no? L'attenzione di dire questo è mio, io arrivo fino a qui, questo è mio e questo è tuo. Saremo una cosa sola. E più ci anticipiamo sul programma, a mio parere, meglio stiamo. Perché e l'amore rende una cosa sola. In genere, quando ci esercitiamo tanto sul mio e sul tuo, vogliamo poco bene. Diventiamo gelosi, possessivi, ci nutriamo di confronti. Qualche volta, come succede tra le persone, quando non si vogliono bene ci complichiamo le cose più semplici. E poi è la stessa logica che poi alla fine porta alla divisione. E la divisione alla fine porta a pensare di fare a meno degli altri e porta a costruirsi degli inferni. Perché io non so come è l'inferno. Se devo essere sincero, spero anche di non saperlo successivamente. Però se mi immagino l'inferno, è proprio quello quando uno è da solo. Non riesce a stare con gli altri. Non riesce a dire che quello che è mio è tuo. Che è la grandezza di questo nostro padre in questa nostra casa, dove impariamo tutti i figlioli prodighi come siamo noi, che quello che è mio è tuo. E anche quando siamo i fratelli maggiori, anche quello dobbiamo imparare, che non se lo ricordava più, forse non l'aveva mai capito, che quello che è mio è tuo, e quindi anche suo. E che non perdo niente, ma guadagno chi sono. Guadagno io nella comunione, per cui quello che è mio diventa anche tuo e anche suo. Questa è la forza dell'amore. Credo che questi anni, lo è stato anche tra le diverse comunità parrocchiali, e ovviamente è anche sempre un cammino. Ma due ultime considerazioni. La prima è, in genere, purtroppo, e lo vediamo anche in tante cose, purtroppo, del nostro paese, quello che è comune, in genere, vale di meno. E così, è curioso, domandatelo qui al sindaco che qualche volta deve disperatamente ricordare che le cose comuni sono le più preziose, perché sono quelle di tutti. In genere, quando uno ha le cose in comune, vabbè, sono di nessuno. A casa mia avevamo molte cose in comune perché, mi spiace che poi racconto un po', ma a casa mia, essendo sei figli, eravamo obbligati ad avere molte cose in comune. A cominciare dai cappotti, che io mi prendevo sempre i cappotti dei fratelli precedenti, mi andava bene qualche volta andava un po' male, ma alla fine c'era anche una grande gioia, anche perché ci ricordavamo che se io, diciamo così, lo trattavo male, quel poveraccio che veniva dopo di me, il sesto, e gli arrivava una schifezza. E in realtà le cose comuni sono le cose che arricchiscono tutti. Quanto stiamo bene quando le cose comuni sono belle, quanto diventiamo tutti più forti
anche nel nostro piccolo. Guardate, le cose, la comunione non è mai contro il mio, lo realizza il mio. Quanto siamo contenti di rendere ricchi gli altri per quello che siamo noi. Ed è la santità. Che la santità, che è quella che dobbiamo coltivare personalmente come comunità, e vuol dire volersi bene, non vuol dire... Papa Francesco c'ha l'espressione tipo il santino con col capo inclinato e con la faccia infilzata, dice una cosa del genere, cioè la caricatura del santo un po' buono, un po' così, un po' storto, un po' tutto così. No, la santità è una cosa forte, è nella vita. Qualche volta anche che si mischia anche col nostro peccato. È l'amore del Signore dentro la vita di ognuno di noi. E siamo tutti peccatori, ovviamente. Guai quando pensiamo di non esserlo, lì sì che diventa complicato. Eppure santi. E allora questo vale anche per le nostre comunità. E quanto la santità di una comunità arricchisce l'altra, la conforta, la consola, la incoraggia, la sprona. Ricordiamoci che noi dobbiamo gareggiare sempre nello stimarci a vicenda, e quindi in questo c'è anche una davvero una ricchezza che diventa comune. Allora, l'ultima cosa è proprio sulla cerimonia, sulla festa di oggi, sulla memoria di oggi. Essere santi, appartenere a questa famiglia di tutti santi. Oggi sentiamo anche tutti i nostri cari e tutti quelli che nelle varie comunità pregano con noi, uniti nella comunione dei santi. Rendiamola concreta, col nostro amore, con l'andare incontro agli altri, con rendere queste nostre famiglie, famiglie tra di loro e famiglie dentro di loro. Raccontavo prima che sono stato al convegno diocesano di Pescara e c'è stato l'intervento di una signora molto intelligente, molto carino a mio parere, che diceva: quando durante il lockdown sono dovuto stare a casa e mi partecipavo alla messa come tanti di noi da casa, ho capito che quella sedia di casa in fondo era come il banco della Chiesa. Io vorrei tanto che anche i banchi, i posti nelle nostre chiese siano come le case, le sedie di casa, cioè siano luoghi familiari in cui sentirsi, scoprire l'essere fratelli e sorelle, volersi bene, insomma, perché la Chiesa è una famiglia. Lo capiamo tantissimo, ancora di più in questi momenti così difficili in cui sperimentiamo comunque una certa separazione, una certa basta vederci come siamo, diciamo, anche così con una certa difficoltà di comunicazione. Ma siamo la famiglia del Signore uniti nella comunione dei santi. Per la nostra beatitudine, lo ascolterete nel Vangelo e sicuramente Don Giulio ci aiuterà a comprendere come seguire il Signore, essere santi perché pieni del suo amore, è la nostra gioia. Caro Giulio e tutti quanti voi della zona pastorale, oggi inizi questo servizio. È la prima volta che Giulio è parroco, anche perché è prete da tre anni, quindi è giovane giovane. Non è così giovanissimo di età, è maturo, diciamo, ma credo che col vostro aiuto, con l'aiuto dei suoi confratelli, con la comunione, l'amicizia, la fraternità dei suoi confratelli, potrai camminare, caro Don Giulio, nella beatitudine, amando, servendo queste famiglie, e perché queste famiglie testimonino la luce e la forza della santità, dell'amore di Dio, cioè, in mezzo agli uomini,
la presenza del signor sindaco ci ricorda, di tutte le autorità civili, direi più militari che civili, ma insomma anche civili, ci ricorda che, che le famiglie del Signore non sono un club che pensa a se stesso, è esattamente il contrario, è una famiglia che vive nella famiglia degli uomini, che vive nella città degli uomini, amando e servendo la città degli uomini, e perché gli uomini possano incontrare l'amore di Dio e vivere l'amore di Dio. Che il Signore ti doni, con l'aiuto dei santi Filippo e Giacomo, Giovanni, Maurizio, come no, certo, e anche Giulio. Qui c'è un legame su Giulio, perché ci sono due Giulio, ma il Giulio più antico, non è quello che sta a Orta, mi se non sbaglio, al lago, il Giulio più antico era nella mia prima parrocchia, era il fondatore, dopo San Callisto, il primo fondatore, quello che costruì la prima basilica di Santa Maria in Trastevere, ed è sepolto a Santa Maria in Trastevere. E c'è tutto un inno a San Giulio, che era un po' il padre Pio dell'epoca. Dice, guarda, era in latino, se tu preghi Don Giulio ti ascolta sicuramente. Ecco, quindi anche con l'intercessione di San Giulio il Signore ti doni di amare questa famiglia di santità, di essere santo con il tuo servizio e di aiutare tutti noi a seguire il Signore e a riflettere per gli uomini il dono del suo amore. E così sia. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Che la gioia del Signore ci accompagni, accompagni il servizio di Don Giulio che oggi inizia e faccia crescere sempre la comunione tra di voi e tra di noi. E buona domenica di tutti i santi, della nostra santità. Yeah.
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Potente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli rispose: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello». Parola di Dio. Ripetiamo insieme: ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, è Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Parola di Dio.
venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnare loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno eredità della terra». Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Non è mica facile. Festa di tutti i santi, prima messa per me qui come parroco. Beh, l'arcivescovo ha chiesto di fare un passo nella comprensione del mistero della santità. Ci provo, eh. Santo, santo, tre volte santo, dicevano gli ebrei per chiamare Dio. Una santità inviolabile, separata da tutte le beghe del mondo. Un po' ce la siamo portata anche noi dietro questa idea. Per cui i santi, diceva prima l'arcivescovo, sono con le mani un po' così, il capo reclinato, può darsi. Certo è che li abbiamo messi nei quadri, li abbiamo rappresentati con le statue e li teniamo lontani, belli, alti, cosicché non li possiamo toccare. Eppure vi chiedo di fare uno sforzo questa sera. Provate a girarvi intorno.
Provate a guardare le persone che sono a fianco a voi. Non c'è bisogno di alzare lo sguardo per guardare chissà chi. Basta guardarsi intorno per riconoscere i santi. Se Gesù stesso, Verbo di Dio, Verbo eterno, e anche il Verbo incarnato, colui che ha azzerato ogni distanza tra la terra e il cielo, vogliamo forse noi mettere una distanza fra noi e i santi? Quando Gesù proclama le beatitudini, ha fatto deflagrare una vera bomba. Già, perché ci siamo svegliati da una considerazione della santità che portava ad una lontananza personale, personale. Beato l'uomo, tutti gli uomini o uno solo? Certo, ogni uomo che è, Salmo 1. Tuttavia, a un certo punto uno può dire, ma intanto che sono beato io, poi, e no. Gesù ci dice che i santi sono tali al plurale. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto, lui sale sul monte. Certo, è un invito ai discepoli a lasciare le cose terrestri, non per abbandonarle, rimangono con i piedi piantati per terra, ma per contemplare le promesse celesti. Gesù sale sul monte come Mosè sul Sinai, certo, ma Mosè ricevette le tavole della legge e Gesù ci consegna invece le beatitudini. Segue una lunga lista, bellissima, magnifica. I poveri, gli afflitti. Mi fermo su qualcuna, poi nelle messe successive proverò a toccare anche le altre beatitudini. Poveri in spirito, perché ciascuno di noi, è inutile che ci prendiamo in giro, è ricco, ricco. Siamo poveri quanto allo spirito quando non siamo schiavi del successo o del denaro, quando non vogliamo farci vedere, quando non vogliamo trattenere per noi le cose, quando il nostro spirito è così povero che di questi legami vuole liberarsene e chiede la carità solo al Signore, con quella mano tesa, aperta, bucata. Ad immagine del Signore stesso. Gli afflitti. I padri della Chiesa dicono che sono quelli che piangono per i peccati del mondo. Ma in hospice ne vediamo tanti, vero? I miti non esercitano alcun tipo di violenza, ma non è un discorso che riguarda le forze armate. C'è ben altra violenza che muove i nostri cuori, è quella della conquista, della bramosia, dello stringere. Ci sono anche altre messe domani, quindi mi fermo qui. Voglio tornare però su un punto che secondo me è importante. Avete ascoltato nella prima lettura ripetersi più volte la parola sigillo. Sigillo è l'effetto di una impressione. Si imprime sulla cera lacca, morbida, scaldata o con un ferro arroventato. E una volta impresso il sigillo è indelebile. La sua rimozione ne provoca la rottura. In Ezechiele 9 vengono segnati i giusti, quelli che non si danno all'idolatria. In Esodo 12 è il segno che viene messo sull'architrave per impedire all'angelo della distruzione di entrare nella casa degli israeliti,
In ogni caso, il sigillo identifica una comunità. Una comunità. Non uno, non due, non tre, non quattro, ma una moltitudine che non si può misurare. Non stringiamoci attorno alla cerchia di persone che conosciamo, ma apriamo il nostro cuore, giriamo la nostra testa per vedere tutte le persone che ci stanno intorno. E dopo ringrazieremo, certo, ma intanto le possiamo vedere e nel vedere le possiamo accogliere. È quello che ci dice Giovanni. Ci sono due modi per conoscere. Uno è il vedere. L'ho visto? Ti ho vista? Ti ho vista, Agnese, adesso ti conosco. E poi ce n'è un altro modo. Una volta che io l'ho vista, posso iniziare una relazione. Posso iniziare a parlare con lei, posso iniziare a vedere che cosa lei può dare a me. Inizia così un cammino di comunione. E questo cammino di comunione penso che sia la cosa più importante per noi da oggi in poi. Non ci sono tre parrocchie che vengono affidate a me. Non c'è soltanto questo. C'è molto di più che viene donato a tutti noi. E fin tanto che noi, a partire da noi preti, ma non soltanto noi preti, tutti noi camminiamo nella comunione, beh, allora possiamo anche noi dirci beati. Signore Gesù, dammi fede per vedere e cuore puro per amare. Rinnoviamo tutti insieme la nostra fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. Salito al cielo, siede alla destra di Dio. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Celebrando oggi il consolante mistero della comunione dei santi, rivolgiamo con piena fiducia le nostre suppliche a colui che può esaudirci al di sopra di ogni nostro desiderio e di ogni nostro merito. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Padre Santo, illumina la tua Chiesa. In un mondo lacerato da discordie, sia testimonianza viva di verità e giustizia. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore.
Padre Santo, sostieni sempre nel loro cammino Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo e tutti i tuoi ministri. Non far mancare loro la tua forza, la tua umiltà, la tua carità. Noi ti preghiamo. Padre Santo, ti affidiamo le nostre parrocchie e tutta la zona pastorale. Aiuta tutti noi a lavorare al loro interno con unità, condivisione e sostegno reciproco. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre Santo, guarda tutti i sofferenti nell'anima e nel corpo. In questo momento di grande incertezza, sofferenza e solitudine, sii tu il loro sostegno, la loro forza e la loro consolazione. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre Santo, ti ringraziamo del dono di Don Giulio, a cui oggi hai affidato le nostre parrocchie. La tua fedele presenza nel suo cuore lo aiuti, lo guidi e lo illumini in questo nuovo viaggio. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre Santo, proteggi i nostri bambini e ragazzi, conserva in loro la purezza e la semplicità di cuore e aiutali a crescere e a far crescere questa nostra comunità allargata con uno spirito di fratellanza e amicizia. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre Santo, ti affidiamo le anime dei nostri defunti, in particolare di coloro che sono morti nella solitudine che questo periodo impone. Accoglili a vivere per sempre nel tuo abbraccio di eterno amore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio fedele, che in Cristo tuo Figlio ci hai dato il Maestro e il modello di ogni santità, fa che, vivendo nello spirito delle beatitudini, giungiamo a cantare in eterno il cantico nuovo nell'assemblea dei tuoi eletti, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, ti offriamo il pane e il vino come segni d'unità, come i chicchi di grano e gli acini d'uva, frutti della terra, grazie al lavoro dell'uomo diventano pane e vino. Anche noi, unificati dall'azione dello Spirito Santo, possiamo diventare strumenti di salvezza. Ti offriamo anche una lampada, simbolo della tua parola di vita che illumina il nostro cammino. Un asciugamano, simbolo di colui che si è umiliato fino a diventare servo di tutti. L'incenso, il cui profumo è simbolo della preghiera del credente, che come il fuoco, come il fumo, sale verso il cielo, verso di te. In questo nuovo cammino, guidati dalla tua luce e sostenuti dalla preghiera, rendici capaci, o Signore, di corrispondere al tuo amore per noi e di servire te nei fratelli. Della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva la nostra sacrificio, la nostra. Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti all'immensa schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie,
questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Che egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, San Giovanni Battista, con i tuoi santi apostoli, i santi Pietro e Paolo, Filippo e Giacomo, San Bartolomeo, i gloriosi martiri, San Maurizio, Santa Clelia e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore
sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore per passare da questa mensa eucaristica che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. E prima che Don Giulio concluda l'Eucaristia, un piccolo fuori programma, perdonaci, soltanto per fare eco a quanto l'Arcivescovo ci ha detto. Grazie per il tuo eccomi a servizio di queste comunità che ti vengono affidate. Non so se ti ricordi la sera di qualche martedì fa che ti abbiamo a un certo punto cacciato fuori dal consiglio pastorale, ecco, appunto per cercare di capire quale segno consegnarti per questo nuovo cammino. Allora ci è venuto in mente di fare questa cosa. Adesso chiamo 3 dei nostri ragazzi che sono un po' rappresentativi delle 3 comunità che appunto vengono affidate. Qui davanti, schierate qui davanti, uno a fianco all'altro. Bravissimi, perfetto. Allora, per augurarti un buon viaggio, è stato pensato questo. Prima di tutto, il primo segno. Puoi andare? Esatto, sì. Una delle espressioni più famose di Baden-Powell è questa, che non c'è brutto o cattivo tempo, ma buono o cattiva attrezzatura, più o meno dice così. Allora abbiamo pensato che fosse necessario regalarti qualcosa, un'attrezzatura buona. Chiaramente, giocando sulla tua passione per la moto, abbiamo pensato che un paio di pantaloni, in questo caso, per la moto, potessero essere effettivamente adatti. Il segno vuole essere questo. Lo scontrino ce l'ha Paolo, nel caso ci fosse bisogno, si può anche cambiare. Il segno vuole essere questo. In ogni viaggio che si rispetti ci sono chiaramente tante gioie, però è necessario anche essere ben attrezzati per affrontare tutto. Allora, Don Giulio, ti auguriamo questo, che tu possa essere sempre sapiente, nella sapienza dello spirito, a saper trovare gli strumenti giusti, la buona attrezzatura dello spirito e della mente, del cuore, dell'azione per te stesso e per le persone che ti vengono affidate. Con una buona attrezzatura allora si affronta il viaggio bene. Il secondo segno, no, è l'altro, è quello dell'Ilaria, esatto. Il secondo segno è questo, c'è posta per te. Come ogni cammino, nessuno di noi è mai da solo. Possiamo sentirci soli, questo è vero, ma non siamo da soli. Credo che la festa dei Santi ci ricordi questo, è una comunione profonda, al di là della mia percezione, non siamo da soli. E lì dentro c'è tutto l'affetto, la preghiera e l'amore dei parrocchiani che ti hanno scritto lettere, pensieri, ricordi, così tu non ti sentirai mai solo, perché puoi contare sulla preghiera di tanti che si sono fatti presenti attraverso questo biglietto, anche tanti anziani, tanti bambini, insomma, li guarderai con calma e sappi che c'è qualcuno che ti pensa, che ti vuole bene e prega per te. E poi il terzo segno è molto prosaico, è proprio un piccolo contributo, un piccolo aiuto, esatto. Non fa rumore, quindi è un buon segno. No, è un buon segno, se non fa rumore dico un buon segno, semplicemente per aiutarti, sostenerti nel cammino come segno di gratitudine. Carissimo Don Giulio, voglio dedicarti 2 parole semplicissime a conclusione, poi mi tacerò, che sono 2 parole che mi accompagnano molto, specialmente in questo cammino, scusate l'impronta un pochino scout, però sono sempre citazioni di Baden-Powell. Nella strada verso il successo, Baden-Powell regala questa parola: sulla tua rotta, caro Don Giulio, incontrerai difficoltà e pericoli, banchi di nebbia e tempeste, ma senza avventure, dice, la vita sarebbe terribilmente monotona. Se saprai manovrare con attenzione, navigando con fedeltà ed allegra tenacia, non c'è motivo perché il tuo viaggio non debba essere un completo successo, per piccolo che fosse il ruscello da cui un giorno sei partito. E davvero è così un po' per tutti noi. Il piccolo ruscello da cui sei partito ora diventa un mare bello, grande. Allora viaggia con fedeltà
e allegra tenacia. E sempre Baden Powell ci ricorda che la felicità ha due segreti. Il primo è questo: non prendere le cose troppo sul serio, ma trai il miglior partito da ciò che hai. E la seconda regola è questa: fa tutto in modo che sia l'amore a guidare le tue azioni e i tuoi pensieri. E così allora davvero sempre sia, in alti cuori, buon viaggio e una preghiera grande da parte di tutti noi. Provo a dire due parole, se riesco, perché sono facile alla commozione. Carissimi tutti, signor Sindaco Gargano, i tenenti Rampino e Conforti, il comandante della Polizia Locale di Napoli, caro moderatore della zona pastorale, Don Remigio, caro Presidente Rita, cari confratelli, Don Emanuele, Don Luciano, Don Andrea, Don Lorenzo, caro Diacono Mario e accoliti tutti, il coro. Io da stasera sono sempre qui. Sappiatelo, perché sono stati bravissimi. Carissimi, tutti quanti avete lavorato alacremente in questi giorni per far sì che tutto riuscisse al meglio, dalla prenotazione dei posti fino all'accoglienza e al farvi accomodare. C'è stata una macchina che avete visto, ha funzionato, penso, bene, con tutte le restrizioni che ci sono state. Permettete di ringraziarvi per la vostra presenza stasera, una presenza che mi onora e mi conforta. Desidero ringraziare la mia famiglia, la mia mamma, mio papà, mia sorella, che sono qui rappresentati. Ok, arrivo, eh. Dicevo, rappresentati da mio fratello Massimiliano per tutto l'amore che mi hanno sempre dimostrato. Ringrazio anche le monache dei monasteri di clausura, benedettine, carmelitane, clarisse, monache della visitazione, una presenza orante, continua e discreta. Le monache di San Serafino, che invece si sono fatte presenti questa sera, le suore missionarie di Gesù Ostia, sorellisa, della Casa della Carità, le minime dell'Addolorata. Ringrazio i medici, gli infermieri, gli OS dell'Hospice di Castelfranco e tutti i miei amici qui convenuti. Ma soprattutto desidero salutare e ringraziare ciascuno di voi che anche in questi giorni così difficili, soprattutto in questi giorni in cui la preghiera si accompagna alla prudenza, avete deciso di essere presenti qui questa sera. E tutti quelli che hanno potuto essere con noi solo grazie alla trasmissione in streaming. E ringrazio anche tutti i tecnici che ci hanno dato una mano, in particolare tutti i miei amici di San Vito, i pari corso del 113° corso, AUC, i pazienti dell'Hospice e tutti gli altri parrocchiani che non sono qui presenti. Con tanti ci conosciamo già,
con molti è già in essere una relazione di collaborazione e di cooperazione, ma il mio desiderio è iniziare con tutti, ma proprio con tutti, un rinnovato modo di vivere la parrocchia e di vivere in parrocchia. La comunione dei santi non è soltanto un articolo del credo, da noi poco fa recitato con la voce. Desidererei diventasse il nostro programma, la nostra regola di vita nei giorni che ci aspettano. La strada che ci si apre davanti richiede grande discernimento e coraggio, grande esercizio di tutte le virtù. Ma quanto più il cammino appare impervio, tanto più la nostra curiosità, il nostro spirito di avventura, il nostro coraggio, tutto il nostro essere è coinvolto alla ricerca del bene. Da qui il motivo della scelta del mio santino che riceverete poi all'uscita, la Madonna dei Pellegrini del Caravaggio. Due uomini, un uomo e una donna, in cammino, oramai con i vestiti laceri, i piedi gonfi e sporchi, bussano alla porta di un edificio che ha anche una piccola crepa. E da questo appare Maria, che presenta il figlio, che presenta Gesù. Invochiamo dal Signore la fede, la speranza e la carità, insieme a fortezza, giustizia, temperanza. So per certo che il Signore è prodigo di beni, non ci farà mancare né i suoi doni né il suo conforto. A noi il compito di vivere in equilibrio la nostra vita in parrocchia, bilanciando il desiderio del vivere alla divina presenza con l'ardore della carità verso i fratelli, portando a compimento ogni opera intrapresa secondo quanto lo Spirito Santo ispira nei nostri cuori, dopo attento e accurato discernimento. In questo non siamo soli. Nella moltitudine dei santi sediamo a pieno titolo tutti noi. Panzano, Gaggio, Recovato sono membra vive della zona pastorale, del vicariato, della diocesi, della Chiesa Cattolica Universale. Con il cuore pieno di gioia ripartiamo, oggi con rinnovato entusiasmo. Una gioia che si concretizza anche in un piccolo dono che la comunità, e in particolare le brave massaie, ci fanno. Uscendo riceveremo 3 raviole, una per ogni parrocchia. Il Signore ci benedica tutti. Inchinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli, che ci concede di celebrare la festa di tutti i santi, vi dia la sua perenne benedizione. Amen. L'intercessione dei santi vi liberi dai mali presenti e il loro esempio vi spronino a una vita santa nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.